tutti, alla stampa, tutti presenti. Ci siamo lasciati, come ricordava giustamente, con Sanremo Giovani, adesso ci stiamo preparando per questa nuova edizione del Festival. Da parte dell'amministrazione, in primis con l'assessore al turismo, ci stiamo anche organizzando per tutte le collaterali che si svolgeranno nella nostra città, da Piazza Colombo col Villaggio dei Fiori, al Palafiori con uno spazio dedicato anche al Festival. Ci saranno anche degli eventi proprio dove cercheremo di coinvolgere i ragazzi di Area Sanremo nelle varie piazze, proprio per portare avanti, vuol dire, questo, vuol dire accompagnare questo importante evento, per poi arrivare anche alla serata di gala al Casinò la domenica che anticipa il Festival, dove saremo tutti qua presenti. Io quello che ci starei a dire innanzitutto che è il mio secondo Festival, ovviamente è un evento per la città e non solo straordinario, per tutto il territorio. Credo che quello che il Festival dell'edizione precedente è stato un Festival sicuramente al di là degli ascolti e tutto, ma importantissimo per la nostra città, perché è stata fatta una promozione di tutte le eccellenze grazie alla professionalità e alla, sì, anche al cuore che ci ha messo Carlo Conti nel descriverle. E qua oggi abbiamo di fronte, a fianco, fiori che rappresentano, vuol dire, il simbolo della nostra città, ma abbiamo una pista ciclabile, l'entroterra e tutto quant'altro. Dunque, sicuramente grazie anche a questa promozione abbiamo avuto un anno straordinario come anche presenze turistiche, purtroppo dovuto anche forse ad altri fatti gravi che succedono vicino e lontano da noi, ma sicuramente tutto quello che si fa di promozione durante il Festival, vorrei ricordare che quella città del Belgio per tutto l'anno è importante. Si sta giorno dopo giorno consolidando sempre un rapporto con la RAI, che vorrei ringraziare, il dottor Leone e tutto lo staff, consolidando un rapporto che si è visto anche quest'anno con questa trasmissione di Sanremo Giovani, che mi auguro che si lavorerà perché finché ce ne siano tante altre, perché sicuramente la musica è un elemento importante. Io vorrei solo chiudere con un passaggio che ci tengo a farlo personalmente, a nome di tutta la città. E, come dicevo, Carlo Conti l'anno scorso ha dato veramente una visibilità al nostro territorio, alla nostra eccellenza eccezionale, e per questo abbiamo predisposto una delibera di giunta che poi arriverà anche in Consiglio Comunale, dove ci saranno tutti i consiglieri comunali che sono poi i rappresentanti di tutta la città di Sanremo, per consegnarle una targa come amico di Sanremo. Nella delibera proprio vorrei leggere le motivazioni perché vogliamo fare questo gesto piccolo ma molto molto significativo. Le motivazioni sono queste: l'amministrazione comunale è davvero lieta di conferire la targa amico di Sanremo al noto conduttore e autore televisivo Carlo Conti, uno dei personaggi più amati e seguiti dal mondo della televisione italiana, la cui evoluzione artistica e professionale da sempre si intreccia con la nostra città. Carlo Conti ha condotto moltissime trasmissioni di successo da Sanremo senza mai dimenticare di apprezzarne le bellezze e l'accoglienza, che anzi ogni volta dimostra di ammirare come se fosse la prima. Ha sempre operato con attenzione, generosità e amicizia verso Sanremo, mettendone in evidenza le peculiarità, come ha dimostrato anche in occasione dell'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana, che ha riscosso grande successo e unanime consenso da parte del pubblico televisivo. Siamo pertanto onorati di rendere questo omaggio a un artista la cui grandezza coincide con quella di un vero amico di Sanremo. Grazie Carlo Conti. Grazie Sindaco.